Salve amici, benvenuti a una nuova puntata di The Sims 4. Se mi sentite un po' giù di tono è perché sono leggermente influenzata. Oggi siamo da Will che ha voluto organizzare una giornata in famiglia con Davide e Rachel in quest'area da picnic. Come vedete, stanno preparando una grigliata. Will sta per grigliare degli hot dog. Lui e Rachel stanno cercando di essere amici, avere un buon rapporto, innanzitutto per Davide. In realtà Will punterebbe a riconquistare Rachel perché si è reso conto di essere realmente innamorato di lei, è pentito del suo comportamento e quindi, con la scusa dell'amicizia, sta tentando di riconquistare la sua fiducia. Come sapete, però, Rachel si sta frequentando con Claudio, l'avete visto anche nell'episodio di Halloween. Will si è accorto di essere particolarmente geloso in quell'occasione. Comunque, Will inizierà a lavorare fra circa un'ora. No, abbiamo pochissimo tempo, ma io quasi quasi gli direi di prendere un giorno di vacanza. Come vedete, stanno chiacchierando benevolmente. Ok, così abbiamo tutto il tempo possibile e immaginabile. Come vedete, con Rachel il rapporto è molto così. L'amicizia è calata tantissimo, l'interesse romantico è rosso, 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 proprio disperazione. Quindi, caro Will, se vuoi riconquistarla, dovrei proprio darti da fare. Però sono bellini tutti insieme in famiglia, eh? Ditemi, voi sperate di vedere Rachel con qualcun altro oppure sareste felici di riavere la famigliola riunita? Ovviamente poi in questa puntata dovremo anche festeggiare il compleanno di Francesco. Quindi più tardi ci sposteremo in un altro lotto. Ora sembra stia andando piuttosto bene questa giornata. Stanno ancora mangiando. Oh! Un cuoricino, c'è stata un'interazione romantica da parte di Rachel, ragazzi. Proviamo chi è di se single. Will ha preso che Rachel è single. Sì, poiché con Claudio si stanno solo frequentando, non è ancora nulla di ufficiale. Ah, poi sono già le 20, quindi direi di andare subitissimamente a festeggiare il compleanno di Francesco. Francesco è passato di età, leziona un tratto e un'aspirazione d'infanzia. Estroverso, allegro. Ed ecco Francesco da vicino. Sembra assomigliare decisamente alla mamma. Gli occhi sono proprio i suoi. Anche lui è biondo. E ho scelto questo taglio un po' lungo. E questi sono i suoi abiti quotidiani numero 1: maglioncino beige, jeans chiaro e scarponcino. Outfit numero 2:
giacchettino di jeans chiaro come il pantalone, Converse azzurre, look elegante in bianco, la tuta sportiva, il pigiama da notte, da festa un cardigan giallo, jeans chiari e scarpine a tono e il costume da bagno. Ok, ora direi di andare a festeggiare la crescita di Francesco assieme ai nostri amici. Siamo venuti a un'hamburgeria. Purtroppo però mi sono accorta che Ilari non conosce Davide, quindi non abbiamo potuto invitarlo. Oddio, qui c'è Tommaso Rizzo. È tutto mondo e paese. Dove ci possiamo accomodare? Ma forse potevo invitarlo tramite Alessandro. No. Risulta che non lo conosce neanche lui. No, ragazzi, ma questo bug deve finire. Cioè, le relazioni sfumano così, con niente. Comunque, eccoci qua. Loro non si siedono. Grandma, you're no. Newlands. Lamina Galpawatini. Forse non ci passano. Oh, and Fora. Come. Ok, gli direi ordina per il tavolo. Cosa scegliamo? Dunque, intanto da bere direi acqua, vischio amaro per gli uomini e succo d'arancia per i bimbi, hamburger per i bambini, tramezzino per le ragazze e pizza con pancetta canadese per gli uomini. Nel frattempo si fa tutto tardissimo, ma non ci interessa. Ecco. Rachel, perché guardi il cameriere? Gli ha lanciato un'occhiata, Manuel Sanna. Mi dispiace proprio tanto per Davide, però, ragazzi. Allora, per i piccolini direi disegna sulla tua vaglietta intanto. Ecco quanto ordinato. Vediamo un po' come sono queste cosine normale. Ok, sembra tutto abbastanza buono. Ora, Hilary, magari spettegoliamo un po' con Rachel. Chiediamole di Claudio. E sicuramente Will si ingelosirà. Diciamo che Rachel ci gode anche un po', su questa cosa. Spettegola sui vicini. Ah, poi volevo fare una cosa. Anzi, con Milo, anche se sono lontani e dovrà dirlo davanti a Red. No, ma come presenta? No, ragazzi, ma non è possibile. Loro non si conoscono di nuovo. Ma nemmeno lei. Vabbè. Sembrerebbero più i figli di Will che di Milo, eh. No, no, per carità. Ci mancherebbe solo quello. Volevo fare chiedi di Rachel non c'è. No, ma cosa? Chiedi di Rachel. Rachel mi piace piuttosto in gamba. Invece vediamo lei. Poi notavo che Hilary si è ingrassata parecchio.
Un pochino anche Rachel, però Hilary di più. Will mi piace piuttosto in gamba. Ok, nulla di che. Quindi dovremmo rimetterli in forma. Loro stavano flirtando. Ragazzi, ci sorprenderanno questi due. Quink! Baranga! Ah, Zambo! Un yarba chips. Fuba! Ok ragazzi, Will è rientrato dal lavoro ed è già nanna. Come avrete visto, ha tentato la riconquista di Rachel. Il suo intento era appunto quello di corteggiarla un po' per crescere l'amicizia e la relazione amorosa, insomma, per farla capitolare. E poi avevo anche pensato di farli cedere alla passione, in quanto, come sapete, loro sono sempre stati molto passionali. Quindi, nonostante i dubbi e tutto, avevo pensato questo. E poi Rachel mi ha sorpreso, in quanto ha chiesto lei a Will di fare fichi fichi. Vi giuro che io non ho fatto nulla. Quindi mi ha un po' letto nel pensiero. Ho ceduto a questa loro fortissima attrazione fisica nonostante i millemila problemi. Ora, senz'altro questa cosa non segnerà la pace fatta, in quanto, come sapete, Rachel è molto combattuta, prova ancora evidenti sentimenti per Will, teme che possa riaccadere quanto è già successo, mentre vede in Claudio una figura più matura che le dà più sicurezza. Niente, come vi ho già detto, fatemi sapere voi chi preferite per lei. Vediamo alle prossime puntate con tante tantissime novità che neanche vi immaginate. Anzi, scrivetemi in un commento come pensate che farò proseguire questa storia. Come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, mettere un like al video se vi è piaciuto l'episodio, seguirmi se vi va anche sulla pagina Facebook, dove trovate tutti i video appena usciti e alcune foto, insomma qualche chicca. Vi mando un bacione, ci vediamo prestissimo, seguitemi!